Eccoci, iniziamo questa avventura. Sostituzione del radiatore in quanto ha deciso di perdere. Infatti, purtroppo sono fatti un po' alla cavolo, nel senso che il vaso di espansione è in due pezzi e qua viene incollato e su Merlino perde praticamente qua davanti, almeno suppongo perda qua davanti. E il problema ancora più che trovo che sia veramente peccato, non è un problema, ma trovo che sia enormemente peccato, è il fatto che vaso di espansione e radiatore sono un pezzo unico e quindi non si può sostituire semplicemente solo il vaso di espansione, ma bisogna cambiare tutto l'insieme. E voilà, tanto sono gratis, quindi che problema c'è a cambiarlo? Quello che è interessante è che sono riuscito a farmi dare l'accesso al portale documenti MAN e quindi ho potuto scaricare tutte, diciamo, le istruzioni di come andare a sostituire il radiatore e quindi per una volta, non come sul Saurer che sì, c'è le istruzioni di montaggio e smontaggio, ma non sono, diciamo, sono belle, fatte bene. Ma queste di MAN sono fatte molto molto bene. Infatti, se guardiamo l'inizio dei lavori per la sostituzione del radiatore, ci dice che abbiamo dei lavori preliminari da svolgere prima di poter iniziare con la sostituzione vera e propria del radiatore. E adesso volevo farvi vedere. Appunto, per esempio, si sa, il ventilatore col visco non si può, diciamo, smontare e mettere come si vuole, ma lo si può mettere col ventilatore in giù e il perno, diciamo, la perno di trasmissione verso l'alto, in piedi per così, ma non con il perno di trasmissione appoggiato al suolo. Possiamo appoggiare il ventilatore col perno di trasmissione verso l'alto, ma non il contrario. Questo perché il liquido all'interno del visco ventilatore, ecco, non ci permette di appoggiarlo come vogliamo. Adesso volevo farvi vedere le pagine iniziali dello smontaggio del radiatore, che in teoria. Ah, ecco, qua vediamo che per smontare il radiatore, no? Dobbiamo smontare prima il radiatore del liquido di raffreddamento con intercooler, arrestare il veicolo, restare il veicolo in condizioni di sicurezza. Dobbiamo smontare il visco ventilatore, come prima cosa. Dobbiamo smontare il gradino del paraurti e poi dovremo smontare la griglia antinsetti, che quella l'ho già smontata perché, diciamo, è relativamente facile da smontare, è veloce. Poi, qui non c'è ventilatore. Ma dobbiamo anche smontare il radiatore dell'aria condizionata, perché il radiatore dell'aria condizionata è attaccato all'intercooler e quindi dobbiamo smontare anche quello. Cioè smontarlo, dobbiamo staccarlo e metterlo in modo tale che non vada a toccare il radiatore. E questo, come viene anche descritto nei manuali, è fatto così, è staccato e adesso è assicurato qua con dei Ligarex in modo che non vaghi in giro e non vada a toccare poi il radiatore quando lo andremo ad estrarre. Comunque, come vedete, ho già messo un po' di assorbente proprio per il fatto che perde. A caldo perde ancora di più, ma ho fatto dei test con l'aria compressa e perde. Quindi lo sostituiamo. Allora, procediamo con lo svuotamento del radiatore, visto che abbiamo già smontato il radiatore della climatizzazione. E questo ci descrive il procedimento di come svuotare e riempire il radiatore. Quindi
Tra l'altro ho scoperto che questo tappo è nient'altro che rubinetto per svuotarlo, infatti mi sono sempre chiesto cosa servisse, adesso ho scoperto a cosa serve. Tra l'altro questa documentazione non è gratis, costa 2.400 euro l'anno, oppure io ho preso per una settimana per 190 euro. E mi sono stampato questi documenti e ho provato. Allora questo l'abbiamo fatto, ribaltare la cabina guida, aprire il cofano anteriore, abbiamo fatto tutte e due, boh, non l'abbiamo ribaltata completamente ma in parte e va bene così, tanto dobbiamo solo togliere il liquido raffreddamento. Il nostro cambio non è freddo perché è già 2-3 giorni che è fermo, quindi lì non ci sono problemi. Facciamo l'impostazione, prima di coperchi, chiuso gli impianti, gruppo sotto pressione. Ecco, adesso andiamo aprire il tappo sopra in modo che anche possa prendere aria, se no sarà difficile che si svuota. Oh madonna, aspetta che finisci. Ho un casino in officina, devo fare ordine perché ho roba dappertutto, devo buttare via un sacco di roba, ma arriverò anche a fare quello. Quel giorno che non si romperà più niente, inizierò a fare ordine in officina. Cazzo, che madonna. Allora, forza bruta, siamo la forza bruta. Tanto anche se si rompe andremo a sostituire col radiatore nuovo anche questo, quindi ok. C'è ancora un po' di pressione, c'è ancora un po' di pressione dal test che ho fatto l'altro giorno, infatti vediamo che gocciola ancora leggermente per terra. Vabbè, quello che è, tac, quindi protezione idonea, sì, tanto le acque antigel, pulenti, questo abbiamo fatto, questo abbiamo aperto. Prima con catena coperchio chiusura 1, quindi nel serbatoio, ah, quello della pagina di prima, questo, e qua. Quindi se abbiamo aperto il tappo del vaso di espansione, no? Serbatoio di compensazione di liquido raffreddamento 2, solo quanto basta conservare una fuoriuscita controllata eventuale sovrappressione residua, abbiamo fatto aprire completamente il coperchio, chiusura e rimuoverlo. Facciamo di qua che almeno si vede bene. Predisporre il recipiente di raccolta per il liquido raffreddamento, abbiamo preparato 3 bidoni di cui, che ho lavato. Spingere il tubo flessibile idoneo sul raccordo di uscita, ecco qua dovremmo montare un tubo per proprio non buttare acqua dappertutto, vedo se magari un tubo di quelli che ho in giro va bene. Svitare il tappo a vite fino a quando il liquido raffreddamento non fuoriesce dal tubo flessibile e scaricare completamente il liquido raffreddamento. Bom, adesso andiamo a preparare questo lavoro. Ecco, sì, tengo i cose del genere, allora, così, poi così e così. Ecco, la metà ben fuori da dal tap, come al solito, e allora prendiamo ancora la vecchia soluzione con un pidrio, con un imbuto. Tacchete.
vedete. Bello, ma bello a metà. E fin qui Gassim. Qua si vede che vengono sempre date anche le coppie di serraggio, quindi il tappo che abbiamo visto sul radiatore è 4 Nm, che a mano vuol dire leggero leggero a mano circa. Purtroppo non ho una chiave dinamometrica che fa così poco, quindi questo è la Porsche, quindi andiamo in avanti in sci. Questo è il smontaggio della zanzariera che abbiamo fatto. Ecco, adesso abbiamo smontaggio e montaggio del viscoventilatore, che questo è un lavoro interessante, ma non credo sia particolarmente complicato. Anche qua c'è solo smontaggio del ventilatore a se stesso, ma non della plastica attorno al ventilatore, quindi... Queste sono le viti del clima, radiatore del clima, quindi ribaltiamo del tutto la cabina, allora se l'è già giù tutto, fermi, ecco. Questo è un lavoro che io odio fare perché ho sempre paura di trovarmi la cabina per terra. Eccola lì. Tacchete. Qua i cavi non li hanno fatti proprio passare benissimo. Voilà. E con questo in teoria siamo a posto. Adesso possiamo continuare. Qua è il bellissimo D2676, 480 cavalli, 12,4 di cilindrata, 480 cavalli, l'ho già detto, mi sa. Fantastico, fantastico. Qua, come vediamo, possiamo già riconoscere in parte il cavo che ci dice di smontare, il perno di trasmissione che dobbiamo smontare per togliere il nostro viscoventilatore, e dovremmo anche togliere queste plastiche. Qua manca già un bullone, vedo. Molto bene. Chi spawna su questo? Su questo sì, su questo no. Coperchio delle valvole, quindi trattare con cura.
Poi abbiamo ancora, ecco, potevo fare anche un po' così, che così scendeva ancora un po' di liquido raffreddamento. Qui è il test di pressione che ho fatto l'altro giorno, possiamo tirarlo via, tanto cambieremo anche, anche questo verrà cambiato col radiatore nuovo. E poi dovremo smontare tutte queste cose, anche questo, boh, questo non è un problema, tac, viene a ricordarsi dove sono attaccati, sensore del livello del liquido di raffreddamento, infatti quando viene fuori il liquido livello liquido raffreddamento basso, ecco, anche qua manca un bullone, penso, immagino, quando si dice che i svizzeri tedeschi lavorano bene, non è sicuro, devo verificare sulle istruzioni se lì ci vuole un bullone o meno, sinceramente non lo so, ma ecco, questo è quanto. Adesso vado a prendere le istruzioni, una chiave del 10, le nostre istruzioni, la chiave del 10, tacchete, è 20-24 newton metri di serraggio quando lo rimonteremo. Vediamo se riusciamo a smollarlo con quella piccola o se dobbiamo prendere quella grande. Apri per te. Seguiamo per bene quello che ci dice di fare, no? Infatti sto già sbagliando perché la prima cosa è staccare questa. Eccola lì, tacchete. Voilà. Questo viene fuori così. Questi di plastica, visto un po' l'età che probabilmente hanno, dobbiamo fare un po' con calma, vedendo di non rompere niente. Però qua abbiamo già un problema, perché? Perché abbiamo ancora questi tubi in mezzo che non ci lasciano tirar fuori il nostro ventilatore. Ma se io smonto questo, che devo smontare comunque, e questo, siamo a posto. Quindi un tronchesino per tagliare le fascette, tac tac, c'è anche questo, questo da buttare via, da una parte filmo perché possa essere, penso possa essere quasi interessante. Eccolo lì, questo lo stacchiamo, ho già dovuto cambiarlo una volta perché si era crepato, lo lasciamo qua, tacchete, anche questo dovremmo togliere, quindi tacchete. Proviamo a metterlo al sicuro. Tacchete, tacchete. Ok, bene. Poi devo prendere le boccole più piccole, che sono qua, per quello che è la le bride. Adesso la filma un po' questa. Sì, filma ancora 38% però, Allora, tac. Tac, cos'è che abbiamo detto? Allora, questo l'abbiamo staccato. Dovremmo staccare anche il bullone lì sotto. Quindi questo non è, non è un 10, ma è un 13, mi sa che dovrebbe essere questo. Esatto. Qua vediamo che mi sa che questo è stato rotto, perché è leggermente tagliente, quindi mi sa che è stato rotto. Vedremo se magari sostituire la ventola. Ok.
Ha la sua posizione di montaggio, quindi perfetto. Facciamo così. Sto lì. Oh, questo facciamo una cosa ancora più intelligente. Lo rimettiamo subito al suo posto. Una cosa che ho notato l'altro giorno, anche molto intelligente, che non era così sul Saurer, per cambiare la cinghia, spero che si vede, teoria così, ecco. Per cambiare la cinghia abbiamo qua il tendicinghia e la cinghia non passa sotto la ventola del raffreddamento, quindi questo non ci obbliga a dover passare dietro la ventola, come invece era nel Saurer. Nel Saurer la ventola di raffreddamento, cioè la cinghia, doveva passare attraverso la ventola di raffreddamento. Schisci, se non è del 9, è del 10 esattamente. Eccolo lì, acte, e lo lasciamo lì. Questo è l'uscita del turbo, filtro dell'aria, cioè presa dell'aria, filtro dell'aria, tac, filtro, turbo, intercooler, che come ho detto prima è montato sul radiatore, quindi quando tireremo fuori il radiatore uscirà l'intercooler montato sul radiatore. L'entrata nell'intercooler e l'uscita dell'aria raffreddata per collettori d'ammissione dell'aria. Ok, deschisti, è sempre un'avventura smontarle, ma in teoria eccolo lì. Allora, togliamo queste prima di perderle. Eccolo lì. E anche qua, come in tutte le porcherie di motori nuovi, vediamo che è oliato, perché i vapori dell'olio del motore vengono combusti per evitare che vadano dispersi nell'aria. Non so se sia meglio lasciarli disperdere nell'aria o bruciarli, ma questo è quanto. Non tocca a me deciderlo. Queste le rimettiamo al loro posto, così sappiamo che queste sono di questo. Questo va montato così, giusto? Sì, perché qua è piatto verso l'intercooler, questo scanalato, e questo è anche scanalato. Molto bene. Tacchete. Tacchete. Bon, allora. Questo più piccolo, questo del 8, tale.
Ecco, strano. Ma brutto cane. Ecco. Tacchete, vediamo se tacchete, tacchete da lì. Buona, questo Silvara basse, boom. Adesso un cacciavit per cacciandri che lì. Guardiamo da me dove cambia anche questa. Cazzo di stronzo! Eccolo lì, tacchete. Infatti puzza di olio, come non so cosa. Fantastico. Sti cessichi. Buona, allora. Torno di là. Sì. Senso, non si può sbagliare. Faccio turbo 4, sì. Sganciare cambio di azione 1, sì, fatto. Come si può essere? Ecco, questo lo facciamo perché questo è 11, 10. No, è del 3 adesso allora. E poi non è neanche la versione proprio giusta perché non è fatto così. Però fa niente. Ok, tacchete. Laggiù.
Però... Ma cazzo facciamo la chiusura? Mi sa che non è la prima volta che viene smontato, perché quelle mie che lavora grandamente bene. Bulloni che sono duri come il sasso e bulloni che invece le coppie di serraggio, ragazzi, sono un privato, spendo 200 franchi per avere accesso alla documentazione per fare i lavori in ordine. Poi ci sono garage che fanno i lavori così, ragazzi, vi rendete conto? Ma queste cose fanno incazzare. Perché non si lavora così, cazzo, non si lavora così. Il Loctite l'hanno messo non sul filetto ma sulla flange. Non serve a un cazzo. Ecco. La mia domanda è, ma sto qui, il venfio da chi senza... Ma... Non so quanto pesa, lo scopriremo presto, prestissimo. Sto qui, vedo andare in piastral subito anche lui. E sì. Come pensavo che sto Kilvin via insieme, non lasciamolo lì così che non va da nessuna parte in teoria. L'emiga lui, allora lui. Ok. Proprio Parker da carrozzeria. Sono anche lì sotto. Fantastico. Allora però aspetta che prima smogliamo quelle sotto, che sono più difficili. Sono neanche mi se ne andano lì. Tacchete, tala lì. Penso che sto smollando quella giusta, Tacchete, con la sua placchetta, benissimo, benissimo. Tacchete, ce la son chi. Dopo. Anche lui c'è poi una cassetta vera, anche te. Pesa il soci, che madonna, tutte e due, ok, boom,
appoggia, sì, appoggia. Prendo fuori codesto qui. Vedete, io volevo costruire una libreria per casa e invece, guarda lì. Ragazzi, vaffanculo, come si dice, vaffanculo. Ecco perché si è rotto, perché picca lì, coglioso il peso, minchia. Che madonna se pesa. Quindi abbiamo detto che possiamo metterlo così. Minchia se pesa. Ragazzi, se pesa. Giusto, eh? Così, così, da lì. Bellissimo. Quasi finì. Saliti. Saliti. Quasi finì. Ste. Fatto. Ecco, questo è il montaggio, eh? Applicare 20 sul mozzo davanti in base alla marcatura. Ecco, quindi questo è già il montaggio. Quindi questo lo andiamo in ufficio, per così dire. Tacchete, tacchete. Quindi mi hanno detto che fino lì, ah, mettiamo via tutto. Tacchete, tacchete. Ecco, questo ventilatore. Il ventilatore l'abbiamo smontato. Questo non l'abbiamo smontato. La griglia antinsetti l'abbiamo smontata. Poi, tac, tac, ecco, questo l'ho fatto, che è quello del ventilatore, cioè il radiatore del clima, che non è in buonissimo stato, quindi non so se, già che sto tirando fuori, non so se cambiarlo, perché è proprio, guardami, fa bene, neanche un po'. Bene, continuiamo con questi. E questo è il bel malloppo, il radiatore è un bel da fa. Se dopo la si rompe va inchiostro dappertutto. Facciamo un po' d'ordine. Circa, eh? Tacchete. Adesso, cos'è che dice? Cos'è che ci dice? Cos'è che vuoi? Che cazzo vuoi? Quindi, segnale verso l'alto, posizione montaggio sul flessibile di cui affidamento. Bene, allora, vado di là, visto che è di là, faccio un po' più comodo. Quindi ci dice appunto di contrassegnare verso l'alto la posizione. Allora, per non sbagliarci, marchiamo le due posizioni. Così. Un po' male. Ecco, sì, tacchete le lue. Oh, non è neanche la stessa variante, se guardiamo bene non è neanche la stessa variante, perché il mio esce da qua e questo va là per diritto, ma in principio è uguale. Grazie barra dello sterzo di essere lì per me.
Ragazzi, un dettaglio, man, che io adoro, è, vedete questo numero? Questo numero è il numero di questo pezzo. Questo numero è il numero di questo pezzo. Questo, 81.96301-0677, è il numero di questo tubo. Voi andate da man con questo numero e vi arriva questo tubo. Punto, e il tubo è giusto una volta sola. A parte se il magazziniero legge il numero sbagliato. Ma dappertutto, o quasi dappertutto, c'è su il numero del pezzo. E questo è una cosa impagabile. Per esempio, si è rotto un collettore di scarico. È proprio il mio caso, si è rotto un collettore di scarico. Schiavarda. Piano piano, vieni qua, e ti porto via. Ecco. Che ganemo dentro 10 litri però, cazzo. Adesso io non ho un recipiente. A pensare a un bidoncino per buttare dentro quello lì per mia propria. Perché sennò se stacco dalla parte del radiatore, poi mi si... della parte del motore, praticamente lavo l'alternatore. Quindi sarebbe bello avere un contenitore. Anche che lo mio, che sto che buchi dentro acqua, quindi va benissimo. Tanto acqua è acqua antigelo, quindi cambia assolutamente una gotta. L'altro giorno, prima di fare il test di pressione, ho anche riempito cazzarola. Ecco, tagliate. Tu fai così, che almeno se indovete se. Tagliate. E così evitiamo di lavare l'alternatore. Che forse domani o dopo ci ringrazia anche. Se la sallentate. Dopo, tacchete. 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 Ed è lui. Bene. Adesso facciamo giusto un po' di opera di bene per il nostro radiatore cinghie. Bene, tacchete, tagli. Lì abbiamo le marcature sul tubo anche. Allentare le fascette, stringi tubo, smontare tubo flessibile di raffreddamento. Smontaggio verso il basso. Cazzo che male. Ecco, questo è quello di sotto invece. Quindi facciamo la stessa roba. Qua anche abbiamo bisogno ancora un po' di margine, perché sto le pianche sotto, e già che il vento va mettere sotto, sembra giusto. Tacchete. Che bello lavorare a un'altezza decente, eh? Tacchete. Thank you.
Allora, tacte. Questo è un po' più difficile da marcare, perché il radiatore lo sostituiamo, quindi FMC circa questa posizione bassa, eh. Ah. Un po' molla la socia qui, eh. Che ho visto che questo tubo qua fa un leggero gomito, si fone, e quindi sicuramente questo amico qua non è vuoto. È quasi vuoto, ma non è vuoto. Ecco, per l'appunto. Ecco, fantastico, una lavata, ecco, che bella, mi mancava una doccia, cazzo. Schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Bene. Avanti un altro. Quindi questo abbiamo fatto. Lentale, smontare il affidamento in parte, ma va bene. Dell'olio, ecco. Storniamo di sopra. E dobbiamo togliere questo, ragazzi, o spostarlo, perché è proprio in mezzo alle balle. Là c'è una fascetta, poi dovremo rimettere. Questo è il tubo per riempimento dell'olio motore. L'importante è tagliare il tubo e non la fascetta. Sì, cambieremo poi anche il tubo. Voilà, molto bene. Ma ce n'è una che passa per di qua. Torx, ecco. Queste dobbiamo metterle via perché non possiamo rimontarle sul radiatore attuale. Adesso mi infiraldo da quei parti in modo che... No, eh? Sì, qua. Ecco, circa, tac tac tac. Cazzo, ragazzi, siamo tornati un po' meno male. Fascette, che qua c'era una fascetta, e lì le pende, ok, viene schluz, cazzo. E buona, ok, lasciamo lì, lascialo lì così. Chissà se questo viene fuori assieme, vedo un po', eh. Bene, allora, tac, svitare le viti, staccare la fascetta se la cavi, sganciare il tubo di riempimento olio sulla safe. Sì, ecco. Adesso dobbiamo imbragarlo, andiamo a prendere il carroponte, che ci fem subito un coi dagni. Andiamo a prendere il carroponte. Però voglio anche lavare le mani, voglio di lavare le mani.
C'ha mani sporche. Tacchete lì qua, che belle mani che ho adesso. Cinque tonnellate, sì, dovrebbero bastare per il radiatore. Tac tac. Tacchete. Le viti 1 e 6. Bon, quindi lo smonta che lì. In poche parole, 15, eh? Non sarà più una della 7, altro che 15. Perché mi tira, tira un po' Andrea, adesso faccio. Oh, ah sì, è che stile auto bloccanti senza gomma. Quello va all'esterno e questo va all'interno. Ok, va bene. No! E questo ha due ranelle e che lì domani viene. Yeah.
ragazzi, non si lavora col culo, poi si lasciano in giro le cose. Qua mi dice di smontare questi, si vede per fare un po' di riflesso, questi, ma non so se smontare questi direttamente quelli, perché da una parte non sono proprio facilmente raggiungibili, come suol dire. E qua metto il combox. Che ridere. E dentro lì, fammi come il cazzo fa una dentro qui. Intanto capisci su. Non c'è quella media. Cazzo. Merda. 10. Mi sa che dal 10. Però se mi... Chi da solo, smolle, tutta... Perché non viene mia fo con sul... Su supporto, non sa come il mio fo... no. Allora, questa... Che è del 13, 13! Cazzo, ragazzi... Fa il naso, ma che... lì. E quella che sta, ecco, no, dio buono, cazzo me, vedi a metà lento, dio buono, adesso c'è un vun e da lì anche. Eh sì, se no che la piccola, che con quella piccola magari mi... tac tac tac, se no c'è anche quella media. Allora,
mola tale qual, fantastico. Io amo i garage che lavorano col culo, dio cane. Ecco. Non si è praticamente mossa. Questa è una bella cosa. Le giamianai intera, no? Vediamo se riusciamo a tirarlo fuori senza fare patatrac. Senza fare un qualche patatrac. Sono abbastanza fiducioso. L'unica cosa, che come vedete il carro ponte è solo di là, quindi metterò più chi. Ragazzi, momento della verità. Facciamo proprio un nuovo video, sta filmando. Cominciamo da punto zero. Aspetta che checklist. Fai disinfai tutto prima da fare ancora il patatrac. Sì, hai visto che belle? Sono poi solo lì, Quattro, Sì, ma io non tolgo mica quello lì. Aiutare le vite, aiutare le vite, rimuovere la modella. Adesso, sì, poi mi tira via chi lì. Due davanti, una dietro, e adesso in fa. Ragazzi, se è vero, adesso viene fuori. Si è incastrato qualcosa. Perché non va mai tutto bene al primo colpo, Perché se no, cazzo, vaffanculo. Con calma, che qua dove possiamo rompere qualcosa. Cazzo, vieni su, stronzo. Sembra essere libero, però si incastra. Ma che quei cosi che tacca dentro, Lì. Va giù. Però non viene mica su. Ma se va giù, può anche venire in tre, cazzo. Cazzo, ramazzo. E qui è libero, tac, si muove. Però magari bisogna tirare via i cuscinetti lì. Scegli un po' più sede agio. Forse non sarebbe male. Malaccio! Tan Leonati da suona, tac. Contrassegnare la posizione, c'era scritto. Ostia, Lido! Così, Hai tiro via e si chiama pena un po' più di agio. Cazzo, potremmo fare sì, tirai via, tira su pena. Sì, si tribula o meno. Però boh. Visto che sicuramente bisognerà fare ancora 50.000 manovre dal casso, facciamo subito così.
Effettivamente con la bucola del Tridas mi sa che sarà difficile tirare il ferro. Di snuff le mie, chissà se c'è. No dai, spero che mi ha dato da sotto. Cazzo di amarezza. Mi dici che il vento. Speriamo di non sbindare niente. Cominciamo a provare questo, vedete. E idem con patatis. Proviamo con l'artiglieria pesante. Con questo sicuramente viene via. Però non fa una prova. So che ci sono le boccole apposta per la bullonatrice, non si usano queste perché si rompono. Scusami, ma adesso cazzo ragazzi, fa 600 qualcosa newton metri sta urlonatrice, giusto ci perdi in vuna. Minchia ragazzi, minchia, mai visto una cosa del genere. Camadonna, scusate, non si dice, ma mai vista una cosa del genere. Porco dinci, perché la mia è bella, perché la più si bella, però ci le momme. Madonna ragazzi, non lavoro in officina, ma una roba del genere me l'ho mai vista. Tu mi vieni fuori? Allora sta lì. Grazie. C'è appena scaldata. Codiez, codienci ragazzi, te. Che potenza, che potenza. No, perché poi cos'è? Daghe daghe e poi alla fine fa tac. E quando ha fatto tac, poi piangi. Perché poi piangi, cazzo. E allora è meglio fare un po' piano. Allora, questo che, guardate, mi ha cambiato anche i gordini del cambio. Piano piano che abbiamo ciuccio il tempo, senza rompere niente. Erano proprio quelli, che... Allora dopo facciamo così.
tutto bello e fantastico sulla carta, come si dice, no? Poi però ragazzi, bellissimo, bellissimo, una merda, un po' stortino lo so, ci raddrizziamo un po', ragazzi, più di così.